Natalino, che spesso viene anche doppiato, ma perché ti doppiano sempre? Non lo so! Senti, una cosa, scusa, prima che tu vada avanti, anzi che inizi, non hai ancora detto nulla, tanto ti doppiano, quindi fai così con la bocca, poi parlo io, dai. Ah! No, volevo dire che hanno fatto una ricerca su Zelig, hanno scoperto che si chiama Target, insomma, la gente che ci segue sono dei ragazzini, quindi, no, lo dicevo a te, non essere, sei un attore porno, ma sì un signore. Ah! Buonanotte. Non so mica la signora, ma com'è che no, fa? No, no, non essere... cioè, sì, gentleman, sì. Ero qua per parlare del film della settimana della mia casa di produzione, la Lurido Film. Ecco, già Lurido Film siamo borderline in quanto a scurilità. Comunque, ma vabbè. Com'è che parla sto qua? Borderline. Vabbè, i ragazzi che ci seguono lo sanno, io no, ma a casa loro sì. Scusa, mi è scappato. Dimmi, che cosa hai girato? È un film ambientato dentro in un agriturismo. E nella sera... Serra. Esatto, nella sera di... Serra. Sera, esatto. Serra. La sera. Serra. Stiamo dicendo la stessa cosa. Siamo in due gemelli. Siete... Due gemelli che si chiamano Felice e Fortunato. Fortunato sono io. Beh, è un film... Questo mio gemello Felice, ci diamo i turni, che lui chissà perché vuole cominciare dopo mezzanotte, ma poi si scopre che perché dopo mezzanotte arriva nella sera, serra, il stagliere, lo, il stagliere, lo, il quale, diciamo così, mentre che Felice fa finta così, non fare gesti, ah, no, di mettere a posto due vasi di gerani, non fare piedi, il stagliere, diciamo così, non fare, si diverte alle sue spalle. Ragazzini, si diverte, è felice, quindi si diverte. Ma alle sue, mica le mie! Certo, tu sei fortunato, quindi... Esatto! E io, non ti tange il problema? C'è una sera... Ah! C'è una sera... Colpo di scena, questa... Che mi trattengo nella sera un po' troppo. Dopo la mezzanotte. Nel mentre che sto piantando due bulbi. Di non ti scordare di me. Non fare gesti. Riva il saliere! Che anche lui si diverte anche alle mie spalle. Vabbè. Pazienza. Vabbè. Glielo però... È un burattino, non è... Però si incorge che la voce è diversa perché io protestavo anche. Ah. E lui mi fa, ma te non sei mica felice? Non sono felice neanche un po', ci ho detto. Giusto, perché lui e è... E da quel giorno in poi mi chiamano Infortunato. Ecco, diciamo, il titolo... Non voglio saperlo il titolo. Lo diciamo, il titolo è Chiedimi se sono felice prima. Questo è il film della settimana che andremo a vedere. Della Lurido Film.